Bella a tutti ragazzi, ora che sono in un nuovo video. Oggi siamo qui in un Fortnite News perché oggi parliamo di notizie importanti. Però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella, la campanellina, lasciate like a tutti i video, commentate e condividete. Ma il titolo voi l'avete già detto, ma io non userò il mio caro pesce secco, ma userò una skin che... No, non lo so, vorrei usare Ariana Grande, visto che è l'unica skin, diciamo, sì, dai, usiamo Ariana Grande. E come ai vecchi tempi, usiamo anche il maialino che balla. Ok, fatto, detta questa piccola premessa, perché ho messo Ariana Grande, ragazzi? Per un motivo. Ariana Grande su Fortnite, cos'è che ha fatto? Cosa ha fatto, diciamo? Ha fatto un concerto, ha fatto un evento. L'evento che c'è stato nella season. Che season era? Oh mio Dio, c'è un vuoto di memoria. Ma no, era season 7, capitolo 2. Che c'è stato quella che c'è qua. Vi ricordate quando al centro della mappa c'era la navicella gigante? Era tipo al centro della mappa. E c'è stato poi l'evento di Ariana Grande, che siamo andati nell'altra dimensione dove lei ballava e cantava. E poi alla fine di quella stagione abbiamo avuto un altro evento. Ma ricapitoliamo, cioè torniamo indietro nel tempo. Qual è stato il primo concerto di Fortnite? Quello di Marshmello, che è avvenuto nella season 7, capitolo 1. Vabbè, questo non c'entra nulla, che era nel capitolo 1, però... Nel capitolo 1, in quella stagione, non abbiamo avuto solo quell'evento. Erano ancora le prime season di Fortnite, ovviamente, perché era appena scoppiato, diciamo, era nei momenti più alti, quando c'era l'evento di Marshmello, visto che non si era mai visto un concerto di un cantante. E tutte queste cose qua. E in quella season c'è stato, mi sembra, prima l'evento di Marshmello, e poi anche l'evento del Re dei Ghiacci, che non è stato proprio un evento della Madonna, io l'ho visto. Praticamente quell'evento del Re dei Ghiacci ha congelato tutta la mappa, che è nevata, ha fatto che la mappa era piena di neve, era bellissimo, però è durato poco. Non mi ricordo se è stato prima dell'evento di Marshmello o dopo, non mi ricordo, vabbè, poco importa. Fatto sta che ci sono stati due eventi. Come fa ad avere lo shield? Cioè, vi puzza il culo, però. Cioè, ho aperto la cassa leggendaria e mi date il cecchino. Ma andate via, va. Andate, chi ha creato queste ceste leggendarie è un truffatore. Non si può. C'è anche il carro. No, non il carro armato, il coso di corazzato. Madonna mia! 99 headshots. Ah, che poi l'hanno depotenziato, mi sa, perché 99 non mi ricordo che lo faceva 99. Vabbè. Comunque, l'evento di Travis Scott è stato nella season più bella di Fortnite, cioè la season di Mida, la season 2, capitolo 2. Dopo l'evento di Travis Scott, che è stata una figata, ragazzi, non ero ancora su questo canale a fare video, ma sul mio canale che avevo fatto un video dove reagivo all'evento di Travis Scott. Mi era piaciuto veramente un sacco quell'evento, veramente un casino. Non dico che è stato il mio preferito, però comunque uno dei più belli, secondo me. Veramente bello. Ora qua c'è gente che si scanna. Vediamo di risolvere un po' la situazione. Ma questo col piccone? No, va, ma non ci posso credere. Questo qua, ragazzi, se girano le costruzioni. Questo qua, secondo me, è un traiardino, guarda, di quelli. Mamma mia, mamma mia. Che è lì con l'asciugamanino. Vabbè, comunque. Siamo morti. Mettiamo preparati e rifacciamo un'altra partita. Nell'evento di Travis Scott, che è stato uno dei più belli, secondo me. Cosa c'è stato? C'è stato l'evento di Travis Scott,
che era bellissimo, non so se voi l'avete visto, e pensare che l'evento di Travis Scott c'è stato, vi ricordate che l'evento di Marshmello c'è stato una volta e l'ho visto ed è stato anche quello una meraviglia, è stato il mio primo concerto su Fortnite, è stato bellissimo. Poi quello di Travis Scott era bello sia perché veramente era, cioè era proprio fatto benissimo, ma soprattutto perché tipo verso la fine dell'evento più o meno ci portava in un punto che si vedeva le città, ci si vedevano delle mappe, ok, delle isole si vedevano, eravamo tipo nello spazio e si vedeva Pinnacoli, Parco Pacifico, Corso del Commercio, Boschetto, che non c'erano nella vecchia mappa, c'erano solo Parco e Corso, ma Pinnacoli e Boschetto non c'erano. Quindi il giorno dopo io a luna di notte ero sveglio e me lo sono guardato perché volevo vedere, poi la reaction l'ho fatta il giorno dopo perché la luna era troppo tardi, però volevo dirvi solo questa cosa. E dopo l'evento di Travis Scott, un mesetto dopo se non sbaglio, forse anche 2 mesi dopo, c'è stato l'evento Doomsday, l'evento di Mida della season 2 capitolo 2, sempre la stessa stagione. L'ultimo evento, che è stato quello di Ariana Grande, che è stato anche quello fantastico, ho fatto il video qui su YouTube, ho fatto anche le live e tutto. Dopo l'evento di Ariana Grande cosa c'è stato? L'evento come si chiamava? Non me lo ricordo. Fuoco nei cieli, no, non mi ricordo. Comunque no, aspetta, adesso ve lo voglio dire, non mi interessa, adesso cerco, non mi dispiace quando mi punto su una cosa, voglio saperla assolutamente. Voglio vedere come si chiamava l'evento. Cieli di fuoco, ecco, Cieli di fuoco era l'evento finale della season 7, che è stato dopo l'evento di Ariana Grande, che è stato un concerto quello di Ariana Grande. In questa stagione arriviamo al punto, scusatemi se vi ho fatto tutta questa premessa, diciamo, arrivati a questo punto vi dico che in questa stagione ci sarà un evento di Billie Eilish, perché se vi ricordate Billie Eilish ha già fatto tipo delle cose, delle apparse su Party Reale, sulla modalità di Party Reale, con tipo dei concerti, cose così, ma non sono concerti ufficiali. Arriverà proprio un concerto vero e proprio, cioè ragazzi, un concerto in game. E questo appunto ci fa dopo la premessa lunga che vi ho fatto, scusatemi se magari sono stato un po' noioso, ci fa capire che arriverà anche un altro evento finale, perché ovviamente, vabbè, lo sapevamo già ragazzi, in questa season ci saranno probabilmente due eventi finali, cioè due eventi, ok? Uno sarà quello di Billie Eilish, che sarà un concerto, poi arriverà anche la sua skin, tutto il suo set, tutte le cose belle belle. Dopodiché alla fine della season ci sarà l'evento finale dello scontro tra i set e l'ordine immaginario. Sicuro quello ci sarà, ragazzi, ora non ci metto la mano sul fuoco, ma sicuramente ci sarà, perché dai ragazzi, cioè, per forza lo stiamo aspettando questo scontro da 60 anni, e tra un po' diventiamo vecchi, cioè quindi voi ragazzi siete felici dell'arrivo del concerto di Billie Eilish? Ovviamente ragazzi non sarà tra poco, ma sarà tra, non so, o di qualche giorno, perché non so se avevo capito male, ma la season c'è scritto così, ma se non sbaglio dovrebbe finire tipo o il 5 o l'8 di giugno. Poi vabbè, vedremo a giugno, poi a giugno ne riparleremo, ok? Tanto a giugno saremo ancora qua e ne parleremo. Quindi ragazzi, voi questo appunto evento di Billie Eilish siete felici che arriverà? Io diciamo di sì, anche perché poi comunque arriverà appunto la skin, come vi ho detto prima. Ci può stare, anche perché comunque se ci pensate ci sono stati altri cantanti, comunque sì, cantanti che hanno avuto la skin su Fortnite ma che non hanno avuto un concerto, tipo Major Lazer, madonna, mi sono ricordato pure la pronuncia, mamma mia che fenomeno, Major Lazer, che ragazzi era la season 10 capitolo 1, io in quel momento lì era uscito Major Lazer, ha avuto un trailer di presentazione della skin e tutto, ma non ha avuto il concerto. Ma ragazzi guardate qua,
Dov'è? Aspetta. No, ma ve lo faccio. Ecco. Troppo bello, non ve lo posso far sentire perché è copyright, però quanto è bello. Ragazzi, la musica del suo ballo è la cosa più bella che io abbia mai sentito. Mi rilassa un botto, non so perché. Ma questo dove cacchio sta andando? Che è un topo? Ma what the fuck? Raga, ma raga, cosa sto vedendo? Ah, mo non scappi. Che cazzo. Questo è un topo, scappa in mezzo ai buchi, non lo so. Ragazzi, quindi, io non finisco la partita, ragazzi, perché sennò il video dura 60 anni. Oppure c'è un corvo leggendario. Ok. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Siete felici dell'arrivo appunto del concerto di Billie Eilish? Fatemelo sapere nei commenti. E se vi piacerebbe la skin, ora Madonna mia. Nella copertina vi ho messo sicuramente la skin possibile che arriverà a Billie Eilish, però non so se sarà quella, però più o meno guardatela e ditemi se vi potrebbe piacere. Quindi, iscrivetevi.